fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Buongiorno, allora è stato il giorno naturalmente ieri del giuramento e del ritorno di Sergio Mattarella, applauditissimo, 55 volte è stato applaudito ieri durante il suo discorso, un discorso che tra poco diciamo così esamineremo o almeno valuteremo alcuni punti che ha trattato con una parola, anzi due parole secondo me su tutte, dignità e diseguaglianze. Cominciamo da qui, ma poi nel resto della puntata parleremo anche di uno di quei temi che in fondo il Capo dello Stato ha trattato, il futuro dei giovani. I giovani oggi tornano in piazza, gli studenti tornano in piazza dopo quello che è successo l'ultima volta con quelle scene che non avremmo mai voluto vedere. E sulle quali ci deve essere ancora una risposta. Ci sono stati degli scontri, li state vedendo in quella piazza con le manganellate, la carica della polizia. Ci sono stati degli infiltrati, è stato detto. Ebbene, se ci sono stati degli infiltrati, però è bene essere più chiari su quanto è accaduto e che speriamo non riaccada oggi, domani, durante altre manifestazioni. Parleremo con questi ragazzi e ci diranno, ci spiegheranno quali sono le loro ragioni per questa protesta. Allora, do subito il buongiorno agli ospiti con me. Paolo Cirino Pomicino, buongiorno. Buongiorno a professor Domenico De Masi, sociologo. In collegamento, buongiorno a Elenia Lucaselli di Fratelli d'Italia. Buongiorno a voi. E buongiorno a Gennaro Migliore di Italia Viva. Buongiorno. Allora, buongiorno. Vediamo subito in un piccolo riassunto, perché ha parlato più di mezz'ora, i temi, l'agenda Mattarella, mettiamola così. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me. E questa stessa consapevolezza, la ragione del mio sì, e sarà al centro del mio impegno di Presidente della nostra Repubblica nell'assolvimento di questo nuovo mandato. Viviamo una fase di straordinaria in cui l'agenda politica è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. La stabilità, di cui si avverte l'esigenza, è quindi fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune. Un'Italia più giusta, più moderna,
intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano. Un paese che cresca in unità, in cui le disuguaglianze territoriali e sociali che attraversano le nostre comunità vengano meno. Un'Italia impegnata nella difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, consapevole delle responsabilità nei confronti delle future generazioni. Su tutti questi temi, all'interno e nella dimensione internazionale, è intensamente impegnato il governo, guidato dal Presidente Draghi, nato con ampio sostegno parlamentare nel piano dell'emergenza e ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una stagione nuova di crescita sostenibile del nostro Paese e dell'Europa. Al Governo esprimo un convinto ringraziamento e gli auguri di buon lavoro. La sfida che si presenta a livello mondiale per la salvaguardia della democrazia riguarda tutti e anzitutto le istituzioni. Dipenderà in primo luogo dalla forza del Parlamento, dalla elevata qualità dell'attività che vi si svolge, dai necessari adeguamenti procedurali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Nell'inviare un saluto alle nostre magistrature, elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della società, mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è divenuto un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Viva la Repubblica, viva l'Italia! Allora, Pomicino, mite ma deciso. 55 applausi, troppi? Beh, certamente quegli applausi meritati da un lato, non c'è dubbio, ma dall'altro hanno rappresentato anche una sorta di liberazione per il Parlamento che per 7 giorni ha dato uno spettacolo non certamente edificante. Ma lasciatemi dire anche che, per quanto mi riguarda, vedere una distanza di 30 anni dalla scomparsa della Democrazia Cristiana, un democratico cristiano, è vero, per lunghi anni parlamentare della DC, ma non solo, ma figlio di uno dei fondatori della Democrazia Cristiana Siciliana, cioè una famiglia intera, ma a testimonianza non di una banale nostalgia. Aspetti, allora le faccio vedere testimonianza... anche questa foto, guardi qui, che insomma è stata notata ieri. Abbiamo Mattarella, Draghi e Amato. Certo. E sono tutte e tre cariche ai massimi livelli. Tra l'altro qualcuno dice, oggi racconta che Amato ha detto a Mattarella, hai visto? È finita come ti avevo detto. Però è una foto emblematica questa. È una foto emblematica anche perché l'altro, parlo di Amato, rappresenta un altro tipo di cultura. Uno solo democristiano. Certo. Infatti, sto dicendo, Amato è anche rappresentante di un'altra cultura. A testimonianza di cosa? Io dicevo, non è una banale nostalgia. A testimonianza della forza di una cultura che ancora oggi, quella, parlo della cultura popolare, democratico-cristiana, che ancora oggi è uno dei pilastri, è vero, della tenuta politica dell'Europa. Così come lo è il Partito Socialista. E entrambe le culture in Italia sono scomparse. Cioè questo è uno dei temi, quando sento la ricostruiamo l'Italia, la ricostruzione della politica, per quello che abbiamo visto, ha bisogno di rifondare culture politiche che esistono negli altri stati, anzi che governano gli altri stati. Non devo dire io che non c'è paese al mondo in cui non ci sia un partito socialista. Oggi hanno vinto in Germania, in Portogallo, governano la Spagna. Da noi non c'è più un partito socialista. Dico questo perché... il sussulto, il riferimento che ha fatto Mattarella nei partiti coinvolgenti. Tu coinvolgi, se un partito ha una visione, ha una cultura interno alla quale le persone si riuniscono. Questo poi è stato l'elemento fattuale quando all'epoca arrivavano a votare l'80% degli aventi diritto, oggi astendo arriviamo al 50%. Quindi questo è un elemento essenziale della presidenza di Mattarella. E poi aggiungo che il discorso della dignità è anche quasi un discorso programmatico, quasi da capo del governo, nel senso che indica una strada operativa nel settore delle politiche da attuare, le politiche delle riforme alle quali ha fatto riferimento.
un bellissimo discorso. È sperabile che insomma, i partiti si diano un sussulto. Non solo con l'applauso, diciamo. Speriamo di andare oltre l'applauso. Professor De Masi, le è piaciuto il discorso oppure c'è qualche punto che... Non c'è niente di imprevisto. Forse sulla giustizia non ci si attendeva un passaggio così fermo. Più o meno si poteva... Chiunque di noi, se si fosse messa alla scrivania, credo che avrebbe scritto più o meno le stesse cose, e non può essere diversamente perché questi sono discorsi ufficiali. Il fatto di aver avuto 55 applausi dice che erano cose ovvie, altrimenti non avrebbero applaudito tutti, perché i discorsi seri sono divisivi, non sono quelli che mettono insieme forze che si sa non andranno mai insieme. Per quanto riguarda il discorso che faceva Cino Pomicino, interessante, ci pensavo mentre lui parlava, io credo che il vero spartiacque non è stato tanto la DC, quanto la politica economica che si è seguita in quegli anni. Dopo la guerra, per 30 anni, che poi gli economisti hanno chiamato i 30 anni gloriosi, si è seguita una politica economica keynesiana. Quindi sono fatte riforme. La Democrazia Cristiana si è intestato una serie di riforme strepitose che finiscono praticamente nel 78 con la riforma sanitaria e includono lo statuto dei lavoratori, la scuola per tutti, eccetera. Una sequenza di, per le donne non ne parliamo, una sequenza di riforme tutte all'insegna della politica keynesiana. La quale politica keynesiana ha uno stop con la guerra del Kippur, con il problema del petrolio. Da quel momento c'è la ripresa dei neoliberisti. E i neoliberisti che cosa fanno? Privatizzano. Tra il 91 e il 2001 vengono fatte le privatizzazioni di più di 1000 aziende dell'IRI, dell'Enice. 92 l'incontro sul Britannia in cui si decide che l'Italia deve essere privatizzata. Cioè lo Stato ha troppe cose, comanda troppo e non è neoliberista. Perfetto. Da quel momento in poi la stessa Democrazia Cristiana cambia, però è interessante che la politica neoliberista, e qui è la grandezza dei neoliberisti, io sto scrivendo un libro su questo, c'è da ammirarli soltanto per un'astuzia luciferina, fanno fare le riforme alla sinistra. In quei 10 anni, 1991-2001, è sempre direttore generale del Tesoro Draghi. Sì. È sempre presidente. Torniamo però ai giorni nostri, è stato affascinante l'introduzione di Pomicino. Da quel momento in poi comincia la trasformazione, anche fatta dai politici di sinistra. Ci sono tre governi, Amato, che era ieri lì, D'Alema e Prodi. Ecco. Veniamo all'oggi, Lucaselli, Fratelli d'Italia, c'è stata sorpresa perché la Meloni e il partito di Giorgia Meloni ha applaudito più volte al discorso di Mattarella, ma diciamo non dovrebbe esserci secondo me questa sorpresa, no? Perché poi avere una visione politica non vuol dire poi non condividere nel merito cose che il Presidente ha detto e che credo voi condividiate. Se no non avreste accolto con lo stesso entusiasmo degli altri alcuni passaggi. Ma sì, guardi, innanzitutto Cirino Pomicino mi ha fatto pensare all'articolo del Manifesto Non moriremo democristiani, no? Quindi una battaglia lunga veramente 40 anni. Detto questo, applaudire l'istituzione è, ovviamente fa parte della nostra cultura politica perché il rispetto delle istituzioni è la base della democrazia, il sale della democrazia. Detto questo, ovviamente in tutti i punti che sono stati raccontati e ripresi nel discorso del Presidente Mattarella c'erano ovviamente argomentazioni assolutamente condivisibili. Ora la domanda che noi ci facciamo però è perché su tutte queste questioni sino a questo momento non è stato fatto molto. Vorrei soltanto ricordare che quando si parla di democrazia parlamentare lo si fa venendo da un anno in cui in aula sono state apposte oltre 35 questioni di fiducia, quindi è stato di fatto impedito il dibattito parlamentare e a febbraio arrivano altri 5 decreti.
quando si parla di magistratura vorrei ricordare che il presidente Mattarella è stato il capo di quella magistratura sino all'altro ieri, per cui è chiaro che ci sono tantissimi argomenti assolutamente condivisibili. Come si fa a non applaudire quando si parla delle donne o quando si parla della incapacità di questa Italia di inserire le donne nel lavoro, o quando si parla della violenza sulle donne, o quando si parla dei giovani? Come si fa a non condividere questo punto di vista? E la nostra domanda resta rispetto a quello che poteva essere fatto sino a questo momento e non è stato fatto. La visione del futuro, e in questo condivido Pomicino, ha dato più la sensazione di discorso da Presidente del Consiglio che non da Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica per antonomasia tutela tutti gli italiani e tutela soprattutto le minoranze, gli indifesi e quelli che sono più lontani dall'inserimento sociale. Ora ci aspettiamo di vedere quello che succederà di qui ai prossimi 7 anni. Certo è che una rielezione come quella del presidente Mattarella, che dovrebbe essere un'occasione unica, dovrebbe essere una eccezionalità, la nostra Costituzione non ha impedito la rielezione semplicemente perché all'epoca i padri costituenti pensavano alla possibilità di una guerra, in realtà è un principio che va inserito. Noi abbiamo già depositato una proposta di legge per l'impossibilità, appunto per sancire costituzionalmente l'impossibilità di rieleggere per un secondo mandato il capo dello Stato, cosa che tra l'altro è stata fatta proprio prima di entrare nella settimana delle elezioni dal Partito Democratico. E quindi insomma credo che sia arrivato il momento per l'Italia di guardare veramente al futuro, e guardare al futuro vuol dire dal nostro punto di vista anche iniziare un dibattito vero e serio sulla possibilità di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, cosa che ha trovato insomma comunque già l'accordo almeno a parole di tantissimi altri schieramenti politici. Se vogliamo portare veramente l'Italia verso il futuro, è bene che si inizi a regolamentare la nostra Costituzione in modo diciamo più moderno, e in questo io mi permetto di aggiungere anche che ho apprezzato il passaggio del Presidente della Repubblica quando ha parlato dei regolamenti, della regolamentazione. Io l'ho interpretato come un riferimento ai regolamenti di Camera e Senato, soprattutto a quelli della Camera, che secondo me sono veramente molto obsoleti ormai, e credo che questo sia un passaggio essenziale. Allora, però poi dall'apprezzamento appunto bisogna passare ai fatti. Migliore, le faccio vedere o rivedere, se l'ha già visto, il sondaggio di SVG per La 7. Gli italiani bocciano i partiti tutti. Per oltre metà dei cittadini il bis di Mattarella ha certificato il fallimento della politica, e ci sono naturalmente anche i giudizi negativi per i leader dei partiti, perdono tutti sostanzialmente, da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, Conte, Letta, tutti, insomma potete vederlo, naturalmente la fascia in rosso, che sono i giudizi negativi, supera di gran lunga quella in blu, che si riferisce ai giudizi positivi. È o no la sconfitta della politica? Un discorso bellissimo quello di Mattarella, naturalmente fa un po' impressione però vedere quei politici battere, applaudire 55 volte, qualcuno ha scritto sembrano un po' fantozzi, no? Come dire, adesso le dovete fare però quelle cose. Il disprezzo di quel titolo di Libero è francamente fuori da ogni diciamo rispetto, anche perché il per disprezzo che è accaduto. Questo è il sondaggio, il disprezzo dicendo Salvini, cioè dicendo Fantozzi, no? Non credo che sia Libero in prima pagina, dice lei? Sì. Parlamentari Fantozzi in ginocchio dal mega presidente, ero sulla pagina del sondaggio io. Prego. Continua, ovviamente è un giornale che tende ad avere delle posizioni populiste, peraltro però devo dire che più che il fallimento della politica è stato il fallimento delle leadership che hanno condotto queste trattative,
anche perché nel corso di queste settimane abbiamo potuto verificare quale sia stata anche l'inconsistenza e peraltro a raccontare la incapacità di trovare una soluzione che andasse nella direzione che peraltro aveva auspicato anche Sergio Mattarella, cioè quella di non avere un bis, sono stati proprio i leader stessi occupati, più parlo di Salvini e di Conte in particolare, a uscire sulle televisioni, nelle dichiarazioni, prima ancora che trovare una sintesi. In questo io credo che ci sia un grande fondo di verità nelle parole che ha detto Pomicino in relazione alla costruzione e alla ricostruzione di culture politiche che diano il contesto dentro il quale ci si muove, perché a me sembra che quello che è accaduto è stato una autodifesa tra virgolette delle istituzioni e dei parlamentari che in questo hanno rappresentato un argine rispetto a scelte che potevano essere anche destabilizzanti per un paese che in questo momento di tutto ha bisogno tranne che essere destabilizzato. E quindi l'idea che ci sia un fallimento della politica secondo me non è corretta, ma nello stesso tempo c'è una necessità, direi al contrario di quello che diceva il Gattopardo, perché quando nulla cambia ai vertici, cioè Draghi e Mattarella, tutto possa cambiare all'interno della scena politica nazionale, anche perché lo vediamo dalle parole degli stessi protagonisti, che c'è una contrapposizione praticamente ormai senza esclusione di colpi in quasi tutti i partiti. Io parlando con i colleghi in transatlantico ho potuto verificare in più occasioni che c'erano delle contestazioni forti alle leadership per come veniva condotta la partita. Voglio solo dire una parola sul discorso di Mattarella, che a me non sembra sinceramente un discorso scontato. Io ho ascoltato anche il discorso della ricandidatura della rielezione, scusate, di Giorgio Napolitano, sì, che sì, ebbe toni molto diversi, sì, che accusò esplicitamente la classe politica e prese lo stesso tanti applausi di essere stata inconcludente. In questo caso, in effetti, il ragionamento fatto dal presidente Mattarella è un ragionamento di prospettiva che in qualche modo invoca una più grande riforma, che è quella di mettere in equilibrio il sistema istituzionale, perché non è che si può fare a pezzi. Il grande danno che è stato fatto nel corso di questa legislatura, in particolare ad opera dei 5 Stelle, è stata quella di iniziare un percorso riformatore e poi fermarsi al taglio dei parlamentari senza un disegno organico, mentre invece qui vanno riequilibrati i poteri prima di andare in una repubblica presidenzialista di fatto ma non di diritto, e quindi diciamo avendo anche una lucidità, un'apertura sulla discussione su quali debbano essere le forme di governo in questo paese, e avere la centralità del Parlamento riaffermata non solamente appunto con un applauso e non solamente dicendo, come dice la Meloni, che è stato bacchettato il governo, perché il problema è che tutti i governi hanno utilizzato lo stesso meccanismo, riorganizzando quelli che sono i lavori della politica, perché altrimenti l'equilibrio non si regge e bisogna appellarsi solo all'unico punto di certezza, che è il Presidente della Repubblica, e per fortuna c'è Sergio Mattarella che questo punto di equilibrio e di solidità, anche per la sua lunga storia, è evidente che lo rappresenta, ed è questo poi il motivo per il quale i parlamentari l'hanno scelto, perché sapevano di mettersi in buone mani, e questo secondo me è un elemento che non va assolutamente trascurato rispetto a quello che viene raccontato come il fallimento della politica. In qualche modo è stata una riconnessione con un sentimento popolare. Se voi andavate in giro per l'Italia, tutti dicevano rivogliamo Mattarella, il che vuol dire che è l'unico probabilmente in questo momento punto di stabilità che ci garantisce peraltro una ampia copertura insieme a Mario Draghi al governo rispetto a quelle che sono le sfide molto impegnative che abbiamo. Però da sociologo, professore, vuol dire che non ci si fida del nuovo, delle proposte del nuovo, e che quindi si è preferito la stabilità di quello che è stato definito l'usato sicuro? Eh certo, nei momenti di insicurezza ci si aggrappa in qualche modo. Sotto questo aspetto devo dire io non sarei d'accordo sul fatto che una repubblica presidenziale è più moderna
di una Repubblica non presidenziale. Dal punto di vista sociologico è l'opposto. Cioè più ci si aggrappa a un potere unico, più si è infantili. Quindi è molto più moderna invece una democrazia come la nostra, bisogna farla funzionare. Ma a me, io introdurrei proprio dal punto di vista sociologico un altro elemento. La grande novità questa volta, secondo me, è stato il ruolo dei media. Mai si erano fatte contemporaneamente quattro maratone. No, guardi. Non voglio parli perché... di Jordan in casa no, 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 ma non ne sto facendo quattro. Un fatto solamente qui. Se ne è persa qualcuna. Però, da lunedì a sabato noi l'abbiamo fatto. Ancora di più. Bene, questo bisogna dire. I politici non se ne sono accorti, ma i media hanno dettato l'agenda. Quando alla terza votazione già si dice che è troppo tardi, che non c'è tempo, che sono troppe le votazioni, quando c'erano stati presidenti eletti dopo 22 votazioni, dopo 16, Pertini dopo 16 votazioni, beh, hanno dettato l'agenda e hanno creato nel Parlamento, tra i parlamentari, una fibrillazione per cui bisogna fare presto, laddove il problema era di fare bene. Quindi io credo che la vera politica... No, ma a casa, questa è un'altra cosa. Guardate che è stato approvato mesi fa un decreto che non manda a casa, che assicura la pensione a tutti. Anche se si fosse interrotto il governo, la pensione c'era. Questa è una cosa che non è stata detta, non l'ho mai sentita, invece c'è. Basta che ogni deputato, ogni parlamentare paga il resto di e piglia la pensione. Quindi non c'era neppure vero quel problema lì. Secondo me ci sopravvaluta, la ringrazio, ma secondo me i calcoli che fanno politicamente sono altri. No, mi dispiace, tutta la letteratura, qui sono sociologo e non lei. Tutta la letteratura sociologica, assicuro, dà ai media un'importanza. Parlando con i leader politici, sapevamo che c'erano diverse strategie io capisco che i media hanno interesse a dire che non contano molto, contando moltissimo. Abbiamo visto 15 persone che hanno guidato l'opinione pubblica, scambiandosi i ruoli. L'intervistato che in un'altra trasmissione faceva l'intervistatore e viceversa. Guardate, questo è scandaloso. Non lo so. Voi non me ne rendete conto, ma devo dire la situazione è grave. Che in parte ha ragione il professor De Masi, nel senso che quando c'è una crisi della politica si amplifica, l'informazione amplifica. Su questo siamo d'accordo. Certamente, ma certo. le 23 votazioni di Giovanni Leone aveva un sistema politico, un sistema di partiti capace di assorbire l'impatto. C'era un solo telegiornale la sera. Questo discorso tra debolezza politica e aumento della capacità di media di orientare in un certo senso. Che diceva migliore, poi vado in pubblicità e riprendiamo. No. Voglio dire che dall'85, non dall'altro ieri, che si va ad elezioni molto rapide. La prima volta è stato Cossiga, se non erro... Scalfaro non fu. Scalfaro, ci furono 15 o 16. Pertini, 16 votazioni. Però voglio dire, è vero che la comunicazione, mi sembra del tutto evidente, influenzi l'agenda politica. Peraltro non c'è stata mai in nessuna fase storica del nostro paese una tale invasione, ne stiamo parlando, siamo noi oggi protagonisti, di talk show che ci sono a qualsiasi ora e in qualsiasi canale televisivo. Quindi ormai la politica è uno strumento che è vituperato da un lato e dall'altro ha una fetta, diciamo così, di ascolto che è sempre maggiore, che peraltro ormai è talmente un rumore di fondo che vi posso assicurare che il tema fondamentale era la capacità o l'incapacità, almeno questa è stata la mia lettura, dei leader di gestire la soluzione, la crisi. Ci torniamo dopo la pubblicità. Allora, tra tutte le reazioni naturalmente che ci sono state e ci sono in queste ore c'è quella di Silvio Berlusconi sul Corriere della Sera, che dice una cosa interessante: va bene, Draghi abbia tutto il tempo, nessuno può rimettere la stabilità in discussione,
E dice Berlusconi, ho chiamato io Mattarella chiedendogli la disponibilità al bis. Nessuna delusione per il ritiro della candidatura perché sono stato io a decidere e così ho evitato lacerazioni sul mio nome. Poi c'è anche la questione Casini perché appunto per qualche ora, giorno sembrava essere Casini il designato. L'indicazione di Casini che mi è stata avanzata da Enrico Letta in una rosa di nomi non aveva sufficiente consenso e questo l'abbiamo capito tra le forze politiche. È stato Berlusconi. Il ritorno di Berlusconi, della centralità di Forza Italia Pomicino e però anche del grande centro, perché adesso quello si è messo in moto, il grande centro. L'asse con Renzi parte dal Senato via il gruppo Italia al centro. Vede, io ho una difficoltà a ragionare sul centro, sulla sinistra e sulla destra, perché questi termini, senza un aggettivo qualificativo, sono segnali stradali, nel senso che il centro, che cosa significa? Il centro deve significare una cultura politica dietro. Il centro da sempre è guidato o dal Partito Liberale, sia in Italia sia in Europa, o dal Partito Popolare, cioè dai Democratici Cristiani. Quindi dire il centro significa che loro vogliono sposare le due culture, o liberali o popolari. Questo non lo dicono, perché in realtà, e lo dico al mio amico Migliore, non è possibile continuare. Lui ha detto giusto che c'è stata una crisi delle leadership, sì, e non sì. C'è dubbio. Però c'è il fatto che i partiti oggi sono comitati elettorali, perché che significa il nome del partito del mio amico Migliore, Italia Viva? Sembra quasi Woody Allen, anche io non mi sento molto bene. Cioè voglio dire, questo vale per Forza Italia, questo vale per noi Italia, cambiamo. Coraggio Italia. Cioè tutte cose, il mondo di Disneyland, insomma, che non ha nessun senso. Allora, se il discorso del recupero di centro significa recuperare una cultura politica di fondo, che è uno dei pilastri insieme al Partito Socialista della tenuta politica e istituzionale dell'Europa e degli Stati dell'Unione, ben venga questo tipo di ragionamento, ma deve avvenire sul terreno del recupero di una cultura dove naturalmente ci saranno poi le necessarie visioni successive. Questo consentirà anche al mondo giovanile, che peraltro è permeato da mille tensioni, di avere un minimo di attenzione. Io le garantisco, e lo dico a chi ci ascolta, io sono più volte, non dico tormentato, ma preso da una serie di amministratori giovani di ogni parte d'Italia che vogliono avere videoconferenze, libri, indicazioni. Perché hanno bisogno di una. C'è una domanda di politica inevasa in questo tipo di stagione. Di questo se ne devono far carico i politici. Non è il caso, Mattarella ha parlato di partiti coinvolgenti. Certo. Cioè devono avere la capacità di contrastare anche l'influenza dei media, come accadeva nel passato, ma nel passato non perché io ero più bravo di un altro, nel passato c'erano i grandi partiti che avevano un proprio radicamento popolare e dove in realtà c'era la possibilità di contrastare. Avevano un modello di società da proporre. Certo, c'era una visione del figlio di una cultura. Se io ho un menù di partiti, ho bisogno di un menù di corrispondente di modelli di società che mi si propone. Per cui io posso dire Migliore mi propone un modello di società diverso da quello che mi propone la Meloni. Scelgo tra questi due modelli. In questo momento nessun partito ha un modello perché di società. Perché non sono partiti più. Non sono partiti, sono allora, Migliore. No, perché non hanno né funzione pedagogica. Io non voglio però, perché i politici non sono il peggio in Italia, secondo me. Certo. Se dovessi andare a cena la sera con un politico o con tanti altri professionisti, preferirei il politico. Però il fatto di aver eluso il dovere di creare dei modelli di società, primo, certo, e di farsi pedagogisti di tutto, è una di insegnare, di formare, prima di tutto i loro deputati e i loro senatori, la classe ai quali se si dice, ma io perché dovrei votare per te? Non lo sanno. Ma tu ci sei innanzitutto. Migliore, che cos'è allora Italia al centro oltre al titolo? Ottimo, abbiamo già capito che lei non ne fa parte, quindi. No, ma voglio dire, è bellissima. Sono molto d'accordo con le cose. Scusi, l'asse con Renzi parte dal Senato, via il gruppo Italia al centro, in arrivo la fusione alla Camera. Non ne ho mai sentito parlare in una. E l'hanno lasciata fuori, non gliel'hanno detto. Eh no, probabilmente sapevano che avevo che non avrebbe apprezzato molto più simili
hai, spero di trovarli a cena dei tuoi ospiti, però la questione mi sta dicendo che anche lei è pronto a rientrare nel PD come Bersani, che è quindi un po' più a sinistra. No, io non sono pronto a rientrare da nessuna parte, semplicemente sono all'interno di Italia Viva in una, diciamo, un deficit di conoscenza. Lei mi sta informando. Ma non è possibile, migliore, non la può raccontare a me questa cosa. No, sul serio. Non può essere, abbia pazienza. Abbia pazienza. Non è possibile che non sappia di un accordo siglato. O mi dice no, non esiste, o esiste. No, per me non esiste questo accordo siglato, lei. Lo leggo sui giornali. Va bene, non l'hanno avvisata. Perché non abbiamo mai discusso, mi scusi, cioè vorrei essere molto chiaro, al di là delle battute, noi non abbiamo mai discusso di una cosa di questo genere. Peraltro io sono convinto che diciamo l'istinto che ci ha guidato a costruire Italia Viva sia quella ambizione di colmare un vuoto riformista più che una diciamo, collocazione geometrica, e questo è un tratto che dal mio punto di vista è assolutamente quello che cerco da sempre di perseguire. Peraltro a Pomicino credo che dovrò una mail dove gli invio anche la nostra proposta di azione politica che è contenuta nel nostro manifesto programmatico. Detto questo, è evidente che ci sono dei sommovimenti, ma se per questo si è dato per scontato anche che si facesse il Partito Repubblicano a guida di Salvini, cosa anche in questo all'americana, cosa che francamente trovo singolare, perché come diceva De Masi ci sono dei limiti alle circonvoluzioni dialettiche, cioè ci sono dei limiti perché ci sono delle visioni di società che devono essere confermate. Non è che uno a un certo punto si autodichiara di centro, di sinistra, a un certo punto dovrà pure fare delle proposte, e questo io credo che sia un elemento assolutamente essenziale per costruire una costruzione di partiti che possano affrontare questa fase storica. È evidente che c'è una crisi, è evidente che ci sono dei forti movimenti, e io penso che quello più forte in questo momento sia la dichiarazione di rottura del centrodestra da parte di Giorgia Meloni, che dice noi non siamo più nella stessa coalizione di prima. Questo è certamente il dato politico vero, perché è pronunciato da una protagonista. Poi non so se si rimetteranno insieme, se ricostruiranno, questa è una questione che non mi riguarda, però è evidente che queste tensioni e le tensioni del Movimento 5 Stelle tra Conte e Di Maio sono certamente i dati che più emergono, perché sono detti dai protagonisti e non sono raccontati dalle pur magari ben informate fonti giornalistiche. Noi dobbiamo far ritornare la politica a una cosa un po' più semplice, cioè la politica deve essere raccontata per quello che è, e in questo momento nessuno ha ben chiaro quale debba essere la propria collocazione. A me sembra per esempio che Italia Viva e lo stesso Renzi nelle sue dichiarazioni, non in quelle riportate dai giornali, abbia detto che ci sono stati degli obiettivi di avvicinamenti al Partito Democratico, in particolare in questa fase dell'elezione del Presidente della Repubblica. Credo che questo non possa essere sottovalutato, cioè quello che dice il nostro leader di partito credo abbia un peso maggiore di quello che viene raccontato in un retroscena. Tutto qui, ed è quello che io penso sia giusto fare. E lo vedremo alle prossime elezioni politiche, se si sarà formato questo cartello, chiamiamolo così. Lucaselli, c'è la questione anche, come diceva Migliore, del centrodestra, soprattutto che per bocca anche di Giorgia Meloni ne esce a pezzi, e quando dice lo ricostruisco io, ricomincio da me, che cosa significa? Non temete di restare isolati, visto che sembra che Salvini questa partita del centro comunque in qualche modo la voglia giocare, anche perché è uscito il giorno dopo con l'idea della federazione, del Partito Repubblicano, insomma anche lì però titoli, perché non abbiamo capito bene. Sì, guardi, io ho apprezzato la spontaneità di Migliore quando ha detto boh. Ah, boh è meravigliosa. Boh è stato meraviglioso.
Credo onestamente che insomma, non si possa partire sempre dai gruppi parlamentari e dai gruppi al Senato. Qualunque forza politica abbia voglia di intraprendere un nuovo percorso. Caselli, che in questo momento, tra l'altro, come hanno dimostrato anche queste elezioni, non governa nessuno. No, esatto. Perché questo è il problema. Al di là dell'assenza di un eventuale ipotetico leader di questo centro, che io obiettivamente non vedo, ma i partiti non nascono all'interno del palazzo, i partiti nascono se riescono a coinvolgere la base e se danno, come dicevano prima i suoi ospiti correttamente, un programma politico, un'idea di politica e un'idea d'Italia, e questo parte sempre dalla base, non parte mai dall'alto. Detto questo, noi invece abbiamo molto chiaro dove siamo e non abbiamo alcun dubbio sulla nostra collocazione all'interno dell'arco parlamentare. È evidente che un centrodestra parlamentare ad oggi non c'è. Questo non vuol dire che non si possa ricostituire e che non si possano rimettere insieme le forze di centrodestra, perché sono sempre e comunque state accomunate da obiettivi, ideali e programmi molto, molto simili, e quindi evidentemente è più naturale che si ricostituisca una unità di intenti all'interno del centrodestra. In questo momento è evidentemente molto difficile quello che è successo nelle elezioni del Presidente della Repubblica, ha dato l'immagine plastica e chiara di quanto gli obiettivi tutto sommato fossero diversi. Prima lei leggeva l'articolo in cui Berlusconi diceva: ho chiesto io a Mattarella sì. Di rimanere. Io devo dire la verità, una lettura diversa, credo che tutto questo sia accaduto perché Matteo Salvini ha dato la disponibilità quando ha capito che non c'era la possibilità per il centrodestra di vincere il muro del centrosinistra, che ricordo non ha fatto alcuna proposta, si è limitato a nicchiare rispetto a delle proposte autorevolissime che provenivano da parte del centrodestra. Alla fine, insomma, messo all'angolo, ha dato il via libera a Mattarella. È proprio per questo che poi c'è stata una rottura, proprio perché secondo noi invece bisognava continuare a insistere con un nostro candidato. Questo avrebbe portato la sinistra a venire in aula a votare, perché non avrebbero potuto fare scheda bianca per sempre, e a quel punto sarebbe potuto cominciare un vero dibattito, perché sino a quando non siamo arrivati noi in aula con il nome di Guido Crosetto, in realtà, lei ricorderà, tolte le schede banali dei colleghi che hanno deciso di scherzare, in realtà un vero nome sul tavolo nelle schede non era stato posto. E quindi credo che sicuramente si debba affrontare un dibattito all'interno del centrodestra, ma questo dibattito va fatto partendo dalla base, va fatto partendo dall'ascolto soprattutto dei cittadini, delle loro esigenze. Viviamo in un momento drammatico anche da un punto di vista economico, nessuno lo dice, ma noi abbiamo il rincaro dei prezzi, certo, al di fuori, certo, dell'energia dell'1,8%, certo. Abbiamo un'inflazione che tende a crescere, non a diminuire, abbiamo veramente tantissimi problemi in questo momento. Ecco, noi dovremmo ripartire da questo, la politica deve ripartire da questo, e mi faccia dire solo una cosa, perché ci tengo veramente tanto. Io continuo a credere che sino a quando la classe dirigente verrà scelta esclusivamente in un sistema partitico, e quindi all'interno dei desiderata, dei leader, sarà molto difficile riuscire a ridare rappresentanza agli italiani. Io sono per il ritorno alla preferenza dei parlamentari, perché credo che sia quella la base per la formazione politica e la scelta dei politici che poi vanno a rappresentarci. Sino a quando avremo classi dirigente, per esempio nominata, faccio riferimento a quella del Movimento 5 Stelle, scelta con un click di persone che nella vita magari hanno fatto tutt'altro e non hanno neanche ben chiari quali sono le dinamiche politiche, sarà molto difficile tornare a parlare di politica vera.
E questo credo che sia una di quelle questioni che debba essere affrontata insieme alla diciamo riformulazione dell'elezione del capo dello Stato. Appunto, abbiamo visto che anche nel Movimento 5 Stelle c'è un grande momento di trasformazione ma di lacerazione al suo interno. Questo ancora di più le fa capire, e no, mi faccia solo concludere questo. Sì. Questo le fa capire ancora di più, e ne abbiamo avuto la prova chiara proprio con l'elezione del Presidente della Repubblica, che i parlamentari in questa tornata elettorale avevano più paura di finire il proprio mandato e di non essere riproposti all'interno delle segreterie che non sviluppare un proprio pensiero autonomo e far sentire la loro forza. Quando si dice che questa è stata una vittoria del Parlamento, si dice una non verità. Il Parlamento non ha vinto, il Parlamento ha perso, è stato sconfitto, ed è stato sconfitto da un sistema politico che oggi non riesce a dare delle vere risposte ai cittadini. Allora, a proposito di quelle risposte, dopo la pubblicità però iniziamo ad incontrare chi non si sente rappresentato, e sono quei ragazzi che oggi tornano e scendono in piazza, tra poco. Proprio quelli. Allora, prima di collegarci con quei ragazzi che oggi scendono in piazza di nuovo, tra oggi e domani, gli studenti, volevo però chiedere qualcosa proprio sulla crisi del Movimento 5 Stelle, o comunque su questo sdoppiamento, sulle due anime, Conte e Di Maio, il ritorno di Grillo, insomma, al professor De Masi, che li conosce molto bene il Movimento. Ma io credo che il Movimento sta facendo una lunga marcia da Movimento a partito. E questo lo diciamo da un po'. Ogni tanto questa marcia trova degli intoppi, naturalmente, perché sono nella natura della trasformazione. Questo intoppo, secondo me, è quello... Della leadership, diciamo, anche sì, qui. Sì, questo è il più pericoloso, diciamo. Perché pericoloso? Chiunque dei due andasse via, l'altro resterebbe comunque dimezzato. Certo. Perché Di Maio senza Conte vale la metà e Conte senza Di Maio vale la metà. E come fanno a coabitare? E la coabitazione è difficile. E questo è il salto. Se ora hanno la intelligenza di capire che servono l'uno all'altro, il Movimento, che ha una strana situazione, perché dall'ottobre del 19 non è calato di un punto. Cioè ha avuto un grosso calo dal 32% al 16%. E poi i due misteri della politica italiana sono perché da 26 mesi il PD non cresce e i 5 Stelle non calano. Non si riesce a capire questo misero. Si sono livellati. Hanno cambiato tutto, hanno uno zoccolo duro. A questo punto, se i 5 Stelle vanno al di sotto di questo zoccolo, è la fine. Io credo che dovrebbero mettersi d'accordo, però credo anche che sia molto molto difficile. Io ho l'impressione, non vorrei fare una malizia, che in realtà il tema di fondo che agita Di Maio sia il discorso delle due candidature, nel senso che Conte, anche per tentare di trasformare il gruppo parlamentare, è vero, tenta di garantire che due mandati e il terzo. Però lì devo dire è Grillo che irremovibile. Certo. Però Grillo, ho parlato, su versante, ho parlato giorni fa con Grillo su questo. E io credo che sia un fatto identitario. Sì, e questo è il motivo per il quale Di Maio immagina di poter un attimo prendere cappello altrove. Però bisogna dire la verità, questo è stato l'unico movimento partito che ha creato dei leader nuovi. Nel panorama politico italiano, Conte e Di Maio sono gli unici due personaggi nuovi. E a modo suo, nuovi non però Pomicino, che non vengono dalla politica, cioè no, siamo sempre a quel discorso. Sì, ma a mio giudizio non sono manco leader, con tutto il rispetto parlando. Ecco. Di Maio ha avuto una grande furbizia, si è messo nell'area della politica estera, della quale nessuno discute, perché poi ci capiscono la politica estera, e quindi si è chiamato fuori dal dibattito quotidiano. È uno che non ha mai urlato, e quindi lo metale viene passato per demoralizzato. Però è stato bravo, perché ma non c'è dubbio, l'altra sera a cena con un ambasciatore parlano benissimo di lui. Insomma, ha saputo anche affrontare una prova così complessa. Però voglio dire, non dimentichiamo. Sono due cavalli di razza. Ma io non vedo uno o l'altro, diciamo, secondo me, non è che può guidare il movimento insieme, no? Cioè, non la vedo così. Intanto devo salutare Paolo Pomicino. Sì, è probabile che finisca con uno solo che resta, e l'altro resta dimezzato. Intanto la saluto, perché ha un altro impegno e quindi ci lascia con qualche minuto d'anticipo. Che diceva, migliore?
No, non mi pare sinceramente che la situazione dei 5 Stelle sia ordinaria. Tra l'altro hanno perso, lo diceva anche qualche ex ministro, hanno perso una connotazione ideale. Non c'è più un programma del Movimento 5 Stelle. Del resto, aver fatto tre governi diversi, con tre maggioranze diverse, e soprattutto aver scelto di imbarcarsi nella storia giallo-verde è stato sicuramente il momento in cui, come si diceva una volta, ci si vergogna solo la prima volta. Quindi il punto però è che Conte oggi ne è il Movimento 5 grande, Stelle... Conte ne è uscita Movimento la grande. Il Movimento 5 Stelle... Non ho capito? Conte, quando ha preso a schiaffi Salvini in pieno Senato, mi pare che sia uscito. Conte ha avuto un grande momento di celebrità e poi purtroppo ci ha funestato durante una gestione disastrosa, e io veramente ringrazio tutti quelli che, a partire da noi, hanno consentito l'arrivo di Mario Draghi a Presidente del Consiglio, perché altrimenti chissà questa fase come l'avremmo affrontata. E chissà come avremmo affrontato la prima fase, se ci fosse stato Draghi nella prima fase. Avremmo voluto vedere purtroppo non Draghi c'era gestire la pandemia. Purtroppo non c'era Draghi e c'era Rocco Casalino, diciamo. Quindi il problema vero è che... No, ma dai, Rocco Casalino è stato uno di quelli che ha diretto questo paese, grazie alla, diciamo, intermediazione di Conte. Quindi l'idea... Beh, offensivo per Conte. Molto offensivo nei confronti di Conte. La questione è vera. Partecipava a tutte le riunioni. La comunicazione è importante. Ma non è solo una questione di comunicazione. Io non ho mai visto un portavoce che partecipa a tutte le riunioni ristrette dei ministri, dei rapporti con la maggioranza, che l'opposizione. Cioè, è sempre stato presente nei momenti topici. Quindi, diciamo, noi che l'abbiamo vissuto sappiamo perfettamente che non era solo una dimensione comunicativa. Comunque, ormai la questione è aperta. Secondo me, il Movimento 5 Stelle avrà una sua evoluzione. Io rispetto molto chi ha votato e chi continua a votare il Movimento 5 Stelle, ma penso che non abbia più quella forza propulsiva che era stata determinata da proposte c'è il 16%. Molto chiare. C'è il 16%. Si aggrappa a tutto. E il 16%. Beh, 3, 16, 15 potrebbe prendere il 2, di più, scusa. Di meno. Vabbè. Io penso che prenderà molto meno De Masi. Io penso che prenderà molto meno, perché abbiamo visto quali sono i connotati elettorali di questa proposta politica lì dove prendeva il 55%, perché si può dire tutto quello che si vuole. Pure voi prendevate il 40%. Sì, ma non è solo un discorso di numeri, è un discorso di identità, però, no? di linea politica che non si capisce, diciamo, su alcuni temi quale sia. Aveva raggiunto su tutti in tutto i temi il sud oltre il 55%. Io trovo che tranne Fratelli d'Italia, dove si capisce abbastanza bene la struttura, eccetera, nessuno degli altri partiti si capisce che propone. Ma senta, secondo lei, che se ne occupa ed è anche professore di sociologia, si occupa di comunicazione e conosce, perché non vengono in televisione a invece, come dire, spiegare la linea politica, entrare sui temi? Perché sbagliano. Quella però è una linea che passa per Rocco Casalino, della comunicazione. Non lo so se ora passa ancora. Non credo che siano così contenti di stare. Che, essendo il partito che ha la maggiore percentuale di parlamentari giovani e laureati, la percentuale maggiore, avrebbero tutto da guadagnare venendo in trotta. Sì, ma anche non laureati, conosco ragazzi. Ne fanno di errori. Perché poi non si capisce che però cosa è adesso. Però io vedevo il grafico che faceva vedere lei prima, in cui c'era il giudizio su come si sono comportati i politici, e mi pareva di capire che la Meloni è quella che riceve più applausi, o meno, diciamo, il sondaggio critiche. Lei diceva, subito quello che abbiamo mostrato, eccolo qua. Sì, se ho visto bene. Aspetti, che lo riprendiamo. Eccolo. Allora, Meloni 63% di giudizi negativi, Conte 67%. Sì. Letta 69, Speranza 71, Berlusconi 72, poi a crescere Calenda 77. Matteo Renzi? Matteo Renzi 78, Di Maio 78, Salvini 79. Ma non però facciamo queste gare, perché non ci sono, però spesso, diciamo così, simpaticamente, anche quando polemizziamo in privato, ma il problema non è essere a favore o contro una leadership. Io penso una cosa molto semplice:
che Matteo Renzi con il 2% riesce a condizionare in maniera positiva, dal mio punto di vista, perché anche quello che è successo durante quest'ultima elezione della Presidenza della Repubblica testimonia una capacità. Ma aveva Casini, ha avuto Draghi, del paese, e ha avuto Conte, Mattarella. Perché Conte pensa non so cosa, ma certamente non a cose che fanno bene al paese. Perché ma questo è un giudizio. Questo è un giudizio, certo. Certo, sei un avversario, ovvio. Sei un avversario, ovvio che dici questo. Io penso che sia stato plasticamente evidente. Sentiamo anche Lucaselli. Il ruolo di Matteo Renzi è stato anche un attimo molto Lucaselli. Più efficiente. Sì, e poi guardi, io non mi sono mai detto, onestamente, né populista, né sovranista, né giustizialista, come ha fatto Conte cambiando da un lato all'altro la sua collocazione. Vabbè, ma pure tu hai cambiato, su. Il cambiamento non è una cosa che... Scusate, fatemi sentire la Lucaselli. Allora, il cambiamento è una cosa, e non avere un'idea, non avere un ideale, non avere una linea è tutt'altro. Il Bravissimo. Movimento 5 Stelle ha fatto tutto e il contrario di tutto, e oggi cerca in qualche modo di riprendersi una linea politica che evidentemente non ha. Allora, il tema in questo caso, ma questo lo dico anche rispetto ad altri partiti, per fortuna non il mio, che invece è sempre molto coerente, certo, nella propria linea. Non si può fare una campagna elettorale su alcuni temi dicendo che alcune cose verranno fatte e poi dopo, una volta arrivati al governo, cambiare completamente linea e cambiare punto di vista, perché questo non è rispettoso nei confronti dell'elettorato che poi ci ha portato in Parlamento. Allora, il tema dei 5 Stelle è che evidentemente sbandano su tutti i temi che li avevano caratterizzati in campagna elettorale. Prova ne è che sono riusciti a fare tre governi diversi con il centrosinistra, con il centrodestra, o meglio, diciamo in ordine temporale, col centrodestra, col centrosinistra e poi con una unità nazionale nella quale poi si è annacquata proprio la filosofia di moltissimi partiti. Credo che il tema vero sia questo, e obiettivamente anche rispetto a quello che diceva Migliore sulle leadership, è inevitabile ed è conseguenziale che Conte e Di Maio non possano stare nello stesso contenitore politico, perché sono concorrenti, hanno obiettivi diversi e hanno un modo di interpretare il ruolo politico evidentemente diverso. Detto questo, io credo che sia veramente importante che si torni il prima possibile ad elezioni, e ovviamente a questo punto immagino, certo, che sarà alla scadenza naturale nel 2023, perché si possano sciogliere tutti questi nodi. Mi permetto semplicemente di aggiungere a quello che dicevate prima che fra la conduzione Conte e la conduzione Draghi, soprattutto quando si parla di pandemia, perdonatemi, una vera differenza non c'è stata, neanche Bravissimo. Nella legge di bilancio, che era quella che doveva invece dare Bravissima. Una linea e un passo diverso, era quello che tutti ci aspettavamo da Draghi, e obiettivamente Migliore, io la legge di bilancio la conosco a memoria, quindi anche tema di legge non di bilancio un cambio di passo vero, forte, non c'è stato, e mi pare che l'ultimo CDM con le ultime decisioni che sono state prese, parlo della scuola perché da mamma è un tema che sento molto, molto vicino, obiettivamente dire agli italiani ritorniamo alla libertà e poi dopo prendere delle decisioni bulimiche anche all'interno della scuola, facendo una differenziazione sociale fra bambini vaccinati e bambini non vaccinati, a me onestamente non mi sembra un vero passo, un vero cambio di passo. Allora vi chiedo di rimanere con noi, purtroppo abbiamo dei problemi con il collegamento, che spero però di fare almeno nell'ultima fascia, perché abbiamo un problema di zainetto, spero che riescano a risolvere, perché è un passaggio che ho già vissuto in settimana in regia con una problematica tecnica, quindi io vi comunico anche di verificare il transito con il nostro decoder, perché veramente giocarmi un collegamento così mi scoccerebbe davvero tanto. Migliore, dopo la pubblicità la faccio intervenire, così andiamo in pubblicità precisi. Vabbè. Grazie.
Allora, eccoci di nuovo qua, migliore, poi andiamo, cerchiamo in qualche modo, stiamo cercando di recuperare il collegamento con gli studenti perché ci tengo davvero tanto e veramente non è possibile che anche oggi sia andata così. Prego, migliore. No, di la verità anche io aspetto molto con impazienza il rapporto con gli studenti, perché quello che è successo, poi magari ne parleremo subito dopo, è molto negativo. Noi abbiamo la necessità di costruire un discorso politico che sia molto chiaro, e da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle non ha certamente avuto il pregio della chiarezza, ma il tema, ripeto, è di costituenze sociali. In questo momento non esistono delle costituenze sociali, a mio giudizio, che possono essere considerate uno zoccolo duro. Da chi ha una visione così di ampio respiro, lo zoccolo duro era quello che rappresentava anche un incarnato di una fetta della società che si riconosceva in valori, in costruzioni organizzative. Questo è un fenomeno evidentemente passeggero, come ce ne sono e come ce ne saranno anche altri nel corso della vita politica, probabilmente molto condizionata anche dalla velocità della comunicazione. Però è evidente che quello che noi dobbiamo fare è ricostruire una dinamica di partiti. Anche il fatto di una transizione verso il partito, che io considero positiva da parte del Movimento 5 Stelle, credo che sia la sconfessione di quello su cui erano nati. Cioè erano nati per non fare un partito, per avere un non statuto, per avere, diciamo così, una leadership uno vale uno, e in realtà si stanno scannando. La realtà è che tutti i partiti nascono come movimento e poi alcuni movimenti riescono a farsi partito e altri no. Non è un fenomeno tanto passeggero, perché sono 10 anni che è in progresso tutto questo. Il problema dei 5 Stelle, secondo me, è la collocazione, perciò poi migliore e così contrario. La collocazione naturale dei 5 Stelle è a sinistra, e non è un po' a sinistra, è a sinistra del PD. Fin quando non trovano questa collocazione, naturalmente. Comunque il 16% gli resta da sempre. Da giocarsi. Andiamo da Raffaella Di Rosa, mi dispiace, siamo riusciti ad approntarlo via Skype questo collegamento. Raffaella, tu sei a Torino, dove i ragazzi tornano, gli studenti tornano in piazza dopo quello che è successo nelle settimane scorse, con scene che non avremmo mai voluto vedere, con la polizia che ha caricato, manganellato alcuni di questi studenti. La risposta è stata che non era un corteo normale, che c'erano degli infiltrati, ma non può bastare questa risposta naturalmente. Se c'erano degli infiltrati vogliamo capire e sapere chi erano e insomma di più. Non è sufficiente, diciamo, come risposta. A te, Raffaella. Sì, allora sono qui, come dicevi, a Torino, piazza 18 dicembre, da qui partirà tra circa un'ora il corteo, riprendiamoci il corteo, è proprio lo slogan di questa iniziativa di oggi degli studenti di Torino, che vogliono e potranno farlo dopo una mediazione, c'è stata ieri una mediazione in prefettura, vogliono riprendersi la città dopo quello che è successo venerdì scorso. Le abbiamo viste tutti quelle immagini. Gli studenti anche in quell'occasione hanno cercato, sapete, in zona arancione non si potrebbero fare i cortei, hanno cercato di fare un pezzettino di corteo. La polizia ha reagito, come abbiamo visto, con la repressione, con i manganelli. C'è stata, e questo è successo non soltanto a Torino, ma è successo nel pomeriggio poi a Milano, è successo a Napoli, è successo a Roma. E dunque oggi questa iniziativa, in particolare in questa città, è fatta proprio... ricordiamo che la manifestazione della settimana scorsa e ancora anche quella di oggi vuole ricordare Lorenzo Parelli, giovane studente 18enne che è morto mentre era al suo ultimo giorno di stage nell'alternanza scuola-lavoro, che è molto contestata dagli studenti ed è uno dei motivi della protesta di oggi, e insieme si è unita anche quella che riguarda la maturità e il ritorno alla maturità col doppio esame. Ma io sono qui con una studentessa di Torino che si chiama Sara Munari, che era in piazza venerdì scorso, che ha preso più di una manganellata. Allora intanto le chiedo subito come sta e poi
qual è il senso della protesta di oggi, del ritorno in piazza e di questo corteo, di questa manifestazione. Sì, noi oggi, dopo appunto le repressioni che abbiamo visto venerdì scorso, immediatamente dopo ore e ore di cariche e di resistenza da parte degli studenti presenti, che ci tengo a sottolineare, erano studenti che spontaneamente a pochi giorni dalla morte di Lorenzo hanno scelto che la risposta non potevano essere di certe le lacrime, ma doveva essere una risposta di lotta, doveva essere una risposta di piazza. E per cui, insomma, a questa morte abbiamo deciso di rispondere appunto con una mobilitazione. È stata una mobilitazione molto partecipata dagli studenti. La versione della ministra Lamorgese non regge né per chi era in piazza, che ha potuto insomma vedere con i propri occhi e vivere quella repressione e vedere che come insomma, sono scattate corte... come è scattata quella quelle manganellate, queste quelle erano, manganellate, e tu ne porti i segni, come abbiamo visto, sulla nuca. Sì, le manganellate sono partite immediatamente dal momento in cui noi, come dichiarato fin da subito, venerdì scorso volevamo appunto partire in corteo da Piazza Erbarello, cosa che ci è stata impedita immediatamente dalle forze dell'ordine, che 10 minuti dall'inizio della mobilitazione hanno iniziato a manganellare gli studenti che in mano avevano solamente lo striscione e i ma megafoni. Ma così a freddo, o si parla di infiltrati in quel corteo? Chi c'era in quel appunto, corteo? Questo è quello che appunto volevo dire prima. È chiaro, davanti c'erano studenti, il corteo era la mobilitazione, anzi, perché il corteo non è stato, era composta da studenti, ripeto, è stata un'indizione spontanea quella piazza, quella versione degli infiltrati non regge, io la trovo proprio una giustificazione alle violenze che hanno perpetrato le forze dell'ordine venerdì scorso, a cui chiaramente le istituzioni devono fare riferimento, devono prendere delle responsabilità. Voi avete fatto molte manifestazioni, voi manifestate di continuo, alcune più violente, alcune meno, ma in quella occasione com'era il clima? Cioè, vi aspettavate una reazione? C'era un clima nelle giornate precedenti di tensione? Sicuramente già nelle giornate precedenti la questura ci aveva intimato che questo corteo sarebbe stato ostacolato. Ciò nonostante, comunque, la nostra idea chiara era quella di muoverci da quella piazza, perché questo fatto, la morte di un ragazzo, non è un qualcosa che pensiamo possa passare in silenzio, ma è per noi motivo ulteriore, perché appunto è da anni che noi scendiamo in piazza contro l'alternanza, non ci serviva una morte di un ragazzo di 18 anni per dire che questa cosa è ingiusta e inaccettabile, a differenza di ministri vari che invece hanno bisogno di che qualcuno di noi ci muoia per poter prendere parola in questo dibattito. Per cui insomma la nostra intenzione era in modo determinato quella di prenderci la città e di denunciare pubblicamente questo fatto. Le violenze che continuano a essere additate appunto come frutto di escamotage, di antagonismo e infiltrazioni varie non è la realtà. Già in passato sappiamo bene che questa è stata la scusa per giustificare delle brutali violenze da parte della polizia, e anche questa volta si ripropone questo copione. Io mi appello al buonsenso delle persone che invece hanno insomma la possibilità di poter documentare con i propri occhi quello che è successo tramite i video, tramite insomma le cose che sono state diffuse sia da noi studenti e studentesse, sia dai giornali. Insomma, la situazione mi sembra abbastanza chiara. Se poi vogliamo parlare con dei dati più specifici, cioè le persone che sono andate in ospedale, che sono state ferite in quella giornata, sono per la maggior parte minorenni o maggiorenni da poco tempo, quindi tutti studenti e giovani che quel giorno lì erano in piazza per Lorenzo e contro l'alternanza. Certo. Per cui tra l'altro versione... noi vediamo dalle immagini che sono tutti a volto scoperto, sappiamo bene che quando ci sono manifestazioni di un certo tipo con gli infiltrati, insomma,
Non so, non sono un'esperta, però quei ragazzi al massimo avevano le mascherine in faccia. Fatemi sentire un momento migliore su questo, perché a mio parere le risposte date fino a questo momento non sono sufficienti e non posso vedere una ragazza con un taglio così sulla nuca o tanti ragazzi anche più piccoli manganellati in quel modo. No, risposte non sufficienti, e continueremo a chiedere che vengano date risposte chiare. Tra l'altro, io che ho figli più o meno dell'età di questa giovane studentessa, so benissimo lo stato d'animo nel quale questi ragazzi si sono trovati a seguito dell'ennesima morte sul lavoro, che però ha riguardato uno di loro, come certo, giustamente è stato detto. Per questo motivo io, che invece di manifestazioni ho fatte tante, tantissime direi, questa manifestazione non aveva né gente con i caschi, né gente con gli scudi, né gente con le pezzi che potessero offendere. Erano per lo più studenti, appunto, minorenni, e che nel caso in cui vi fossero infiltrazioni, il dispositivo di sicurezza deve essere preventivo rispetto a questo tipo di attività. Non può essere una repressione in piazza nel momento in cui ci sono dei protocolli, come dire, delle relazioni che devono essere intrattenute, perché se dimostrare è un diritto, bisogna anche che il dispositivo di sicurezza che viene attuato consenta di non avere questo tipo di atteggiamento e di azione repressiva. Io le ho viste tutte le immagini di queste manifestazioni. In nessuna di queste manifestazioni c'erano organizzazioni che potessero in qualche modo intendere una violenza, cosa diversa per esempio da quando è stato fatto l'assalto alla CGIL da parte dei militanti di Forza Nuova, che era evidentemente una concertazione e un obiettivo ben definito, con persone che andavano lì con, diciamo così, sia di una certa età, sia di una certa prestanza, sia di una certa attrezzatura per fare gli scontri con la polizia. In questo caso non mi sento di parlare di scontri, ma mi sento di parlare di un pestaggio, cosa che francamente non avrei più voluto vedere, soprattutto per una situazione nella quale noi siamo al governo. Allora, professor De Masi, poi Lucaselli, sì, perché c'è anche appunto se questo è l'ascolto che diamo a questi ragazzi, non va bene. Assolutamente no, però c'è un motivo di fondo. Queste manifestazioni hanno un obiettivo preciso: il lavoro. Allora, dopo e la tre scuola, anni, la dopo scuola tre, anche, e la scuola e la connessione tra scuola e lavoro. Dopo tre anni dalla laurea, in Germania il 95% dei laureati trova lavoro, in Italia il 51%. Gli studenti e i giovani che non studiano e non lavorano in Italia sono in una percentuale che in nessun altro paese d'Europa c'è. La probabilità di lavoro per uno di questi ragazzi è minima. Quindi dietro queste manifestazioni, che mi pare siano state fatte a volto scoperto, eccetera, poi se ci sono infiltrati, il compito della polizia non è manganellare i non infiltrati, ma è trovare gli infiltrati e isolarli. E assicurarli, certo. Il problema reale di questi ragazzi è, secondo me, perfino troppo poco. È strano che ci sia così poca conflittualità, perché noi ricordiamo il 68, che cosa è stato, che cosa sono stati gli anni 70. Qui si va di fronte veramente a un baratro. Laurearsi significa stare tre anni senza lavoro e senza scuola. Quindi questi giovani, è fin troppo poco quello che fanno. Non sto incitando alla violenza, certo, sto incitando alla manifestazione pacifica. E l'avere, intanto io chiedo al migliore, in quanto persona che sta al governo, proprio che il governo deve dare una priorità al saluto, ma non a parole. Non a parola la creazione del lavoro. Per esempio, se non si riduce l'orario di lavoro, quel lavoro non si trova per questi giovani, e così di seguito. Quindi io credo che questi giovani ci dobbiamo aspettare conflittualità crescente e sacrosanta, perché è dovuta alla risposta a una classe politica, una classe imprenditoriale anche, che ovviamente in questo momento preferisce i robot, preferisce l'intelligenza artificiale ai lavoratori in carne ed ossa. Però i lavoratori in carne ed ossa poi debbono mangiare, ecco, c'è poco da fare. E non essere sfruttati anche. Però Lucaselli,
Sì. C'è un altro dato importante, diceva il professor De Masi, fin troppo poco, insomma. Questi ragazzi, questi studenti escono, ancora ci siamo dentro, ma comunque iniziamo a vedere l'uscita, da due anni di pandemia in cui sono stati pesantemente penalizzati, stravolti nella loro formazione, i più piccoli con problemi legati anche alla mancanza di socializzazione, sì, con tutto quello che comporta. Vanno in piazza per rivendicare delle cose, ripeto, se ci sono degli infiltrati, nomi, cognomi, ci dite dove erano e se sono assicurati alla giustizia, altrimenti io devo pensare, e non lo penso, che accanto a Raffaella Di Rosa ci sia una pericolosa infiltrata e per questo è stata manganellata sulla testa. Ma guardi, questo noi lo diciamo da tantissimo tempo, la libertà di manifestazione non deve diventare sempre e comunque uno strumento per imporre il proprio volere e non lasciare liberi soprattutto dei ragazzi che mi sembravano assolutamente pacifici nel voler manifestare il proprio punto di vista e comunque la vicinanza ad una famiglia alla quale mi permetto di dare il mio timido e sentito abbraccio per una perdita inconcepibile. E detto questo, fa specie che finalmente la sinistra si accorga di quello che noi di Fratelli d'Italia diciamo da tanto tempo, cioè che la Lamorgese non è assolutamente in grado di gestire il ruolo di ministro degli interni, e fa specie anche che la Lamorgese si affretti a dare delle risposte soltanto adesso, e quando invece le domande provengono da un'altra parte politica le risposte non arrivano mai, perché noi abbiamo ancora sul tavolo tantissime domande fatte alla Lamorgese, dall'immigrazione a altri fatti che sono accaduti in Italia recentemente. E quindi sicuramente va chiarita la questione. Io credo che ci debba essere un'assunzione di responsabilità veramente molto forte. Spero però che il dibattito politico non trascenda nella necessità di mantenere il sistema duale, perché poi tutti parlano di alternanza scuola-lavoro, in realtà questo ragazzo era nel sistema duale, non nel sistema alternanza scuola-lavoro, che sono due cose diverse, e credo che invece proprio per rispondere alle esigenze dei giovani alle quali faceva riferimento prima De Masi sia invece importantissimo oggi che ci sia la possibilità per i nostri ragazzi di essere inseriti prima e meglio nel mondo del lavoro. È chiaro però che questo deve essere fatto con gli accorgimenti, con le regole, con i controlli necessari affinché fatti tragici come questo non debbano più accadere. Però il sistema di per sé, il sistema duale come il sistema alternanza scuola-lavoro, ricordo che diciamo è stata un'invenzione di Don Bosco già tantissimo tempo fa, serva invece proprio per dare, sì, quelle risposte che i giovani cercano oggi, e quindi lì, su questo dovremmo invece fare una riflessione. C'è anche il grande tema della sicurezza, quindi facciamole pure, ma facciamole in luoghi dove la sicurezza è certificata. Sfruttamento, Allora, scusate un attimo. No, non è scuola sfruttamento. Aspettate un attimo, non fate una lite politica. La protagonista in piazza è a Torino. Migliore, Lucaselli, non vi voglio togliere nulla, ma i protagonisti. Non è questo, non è questo. Ci sono alcuni che hanno fatto cose molto gravi. Scusate, vorrei tornare a Torino. Mi sentite? Vorrei tornare a Torino. Raffaella, scusami, mi ripeti il nome della ragazza che è con te? Si chiama Sara. Eccomi, Sara, scusami. Volevo capire qual è il tuo livello di fiducia nella politica, nella classe politica, in quelli che dovrebbero rappresentarvi. Ma se posso dire, molto poca, nel senso il motivo per cui scelgo di scendere in piazza, di organizzarmi con i miei coetanei e di insomma mettere in piedi anche queste proteste insieme a tutto il resto degli studenti e delle studentesse di questa città, è proprio perché di fiducia nelle istituzioni e nella politica parlamentare rappresentativa ne abbiamo ben poca, perché insomma i fatti che poi trapelano sono altri, nel senso di parole ne sentiamo tante, di parole si muore, come abbiamo potuto vedere, abbiamo bisogno di fatti, i fatti per noi sono quelli che noi portiamo nelle piazze e sono la realizzazione delle nostre rivendicazioni. Per cui noi diciamo
di dialoghi che adesso, perché un fatto di violenza ha avuto una risonanza di questo calibro, e quindi ci viene insomma data una pacca sulla spalla e ci viene detto adesso parliamo perché insomma è diventato un fenomeno teatrale, non è un qualcosa che di certo ci dà fiducia. Per entrare nel merito, perché è una cosa che insomma volevo approfondire, abbiamo detto insomma voi protestate per l'alternanza scuola-lavoro, tutto o quello che è la nuova maturità, perché? Perché noi appunto più di 2 anni che siamo in questa situazione di pandemia. Certo. E tra l'altro la maturità fu modificata già antecedentemente all'inizio della pandemia. Sì. E già siamo scesi in piazza a Torino come in altre città d'Italia perché insomma la rimodulazione dell'esame era qualcosa di inaccettabile che toglieva anche insomma l'ultimo barlume di diciamo di tocco personale che noi potessimo dare a quell'esame e insomma eludeva tutta una serie di aspetti più soggettivi della nostra istruzione a scuola e insomma puntava sempre a meccanizzare le menti di chi invece va a scuola per studiare, mentre quello che penso e mi sento anche di parlare per altri studenti e studentesse è che per noi la scuola è un luogo in cui crescere, in cui formarci e in cui dotarci di strumenti per vivere in modo dignitoso. Sicuramente il futuro che ci si presenta avanti non è dignitoso. Sara, il professor De Masi chiede come mai siete contrari agli iscritti, è questo? Siamo contrari agli iscritti, non diciamo, per partito preso, insomma, per cose del genere, ma per un motivo molto semplice, cioè che appunto come dicevo è 2 anni che noi siamo in questa situazione, 2 anni che noi veniamo invisibilizzati, è 2 anni che noi veniamo dimenticati, che per noi la scuola... Prima lo scritto si faceva, perché avete una difficoltà ora ad accettare un ritorno agli iscritti? È come un ritorno alla normalità, no? Perché appunto la scuola non è tornata alla normalità e di certo insomma quello che a cui puntiamo non è farla tornare alla scuola di prima perché era già una scuola problematica. Il ritorno degli iscritti in questo momento per il governo e per il Ministero dell'Istruzione vale a dire che la scuola e l'istruzione siano a uno stato di normalità, mentre tuttora ci sono classi che hanno delle strutture di organizzazioni molto precarie. Voi dite, noi in questi 2 anni abbiamo perso tanto, perché questa è la verità, anche proprio nel seguire i programmi, nella formazione. Che hanno dimenticato di iscrivere. Se ci rimettono lo scritto, quando per 2 anni magari di scritto, la banalizzo, ne abbiamo fatto poco... Ci siamo esercitati perché magari è molto sulla verbalizzazione, no Sara, o sbaglio? Il tema è proprio che è 2 anni che noi praticamente a scuola non ci andiamo e che facciamo delle video lezioni in cui dobbiamo imparare a memoria 4 nozioni. Non scrivono. Il ritorno degli iscritti è un gesto politico per dimostrare pubblicamente che la scuola è riorganizzata. Questo non è la realtà. Cioè il punto per voi è anche facciamolo, ma non adesso, non siamo pronti? Sì, in questo momento la scuola non ha un livello di preparazione degli studenti tale da poter ritornare a un regime di normalità. Ma ho capito perfettamente. Se normalità possiamo chiamarla. Non si torna alla normalità con un click, ecco, diciamo con uno schiocco di dita, voi dite è un po' più complicato, quindi dateci tempo, questa è un pochino la vostra protesta. A che ora è la manifestazione oggi? La manifestazione inizia alle 10, ma già da questa mattina in decine di scuole di questa città è iniziato uno stato di agitazione, c'è una scuola occupata da più di 400 studenti, ci saranno insomma dei cortei spontanei che partiranno dalle scuole, in questo momento stanno svolgendo delle assemblee per organizzarsi. Questa è colpa della polizia, perché se non avesse fatto tutto quello non ci sarebbe stata Raffaella, non so, volevi dire un'ultima cosa? Siamo in chiusura? Volevo dire anch'io che da stamattina è già stata occupata una scuola a Milano, c'è un liceo occupato a Torino e iniziative varie sparse per la città in una primavera che è stato detto l'altro giorno in assemblea, avete annunciato come una primavera calda per voi, per le vostre istanze. Va bene, speriamo che insomma tutto questo si possa incanalare su una forma di dialogo e di non vedere più appunto risolvere la situazione come abbiamo visto settimana scorsa. Ci saranno
diverse manifestazioni fra oggi e domani, non solo a Torino ma anche a Milano e a Roma, se non sbaglio. Grazie Lucaselli, grazie a Gennaro Migliore, grazie naturalmente a Raffaella Di Rosa e a Sara. Grazie. Abbiamo grazie approntato un collegamento di fortuna grazie al professor grazie De Masi. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break, arrivederci.